Nella squadra dei picchiatori ci sarebbe anche una ragazza che ha ripreso il pestaggio con uno smartphone e lo ha postato in rete. Sentiamo la sua voce sulle grida della vittima. Cerca di tranquillizzare i passanti. Ma che la conosciamo, non è successo niente. A posto, niente, è uno scherzo. All'aggressione è seguita, qualche ora dopo, una rivendicazione anonima alla stampa. Ciò che è avvenuto oggi, si legge nel comunicato, dimostra che sul territorio palermitano esiste chi ripudia il fascismo e non ha timore di lottare per bloccarlo. Immediata anche la reazione dei militanti di Forza Nuova, che si scatenano sui social sostenendo che a Palermo tutti sanno chi sono gli autori della brutale aggressione e aggiungono che nulla resterà impunito. Però noi abbiamo tirato fuori un'altra piccola parte del comunicato, lo diceva lei alla volta, dove appunto si parla di fascismo e di antifascismo, ma leggiamolo insieme. Chi afferma che esista una minaccia fascista dovrà ricredersi. Questi uomini di poco conto appartenenti a formazioni neofasciste si sgretolano in men che non si dica sotto i colpi ben assestati dell'antifascismo. Questa è un'altra parte del comunicato, appunto, arrivato poche ore dopo l'aggressione a Ursini. Cosa sta succedendo in Italia in questo momento? C'è un ritorno del fascismo e dell'antifascismo? Ma no, cioè, oggi sembrava in un certo punto, se uno aveva l'impressione che se avesse acceso la televisione, di vedere Rin Tin Tin e Sandokan, lo sceneggiato degli anni 70, cioè di un ritorno al passato, se guardava fuori la finestra di vedere le Fiat 850, c'era un po' il clima da anni 70, e questo secondo me è stato creato da una campagna avvelenata. Ovviamente tutti gli episodi, tutte le violenze sono da condannare. Quello che io credo che da mesi stiamo gridando ad un pericolo fascista in modo esagerato, anche per episodi marginali, per episodi siamo stati mesi, settimane ad allarmarci perché un bagnino aveva delle scritte nel suo locale. Ci siamo allarmati perché 10 cretini sono andati sotto la sede di Repubblica con delle bandiere ed è allarme fascismo. Abbiamo creato, io credo che sia stato volutamente creato un clima, e adesso, ahimè, ne stiamo pagando le conseguenze. Fassina, perché faceva no con la testa? Ma perché mi pare che si minimizzi l'elenco delle cose che ha ricordato. Ha dimenticato un particolare che ha macerata. Uno che si richiama apertamente al fascismo ha sparato in mezzo alla strada e ha colpito 6 persone. È un allarme, è un'invenzione mediatica dei comunisti. Ci sono state 6 persone che a Macerata sono state colpite. A Como hanno fatto irruzione sempre gente di quella. A Como non è successo niente. Non è successo, ho capito. A Como non è successo niente. Ma lei conosce. A Como non è successo niente. Ma guardi che non è che i fenomeni arrivano tutti all'improvviso come un temporale d'estate. C'è una crescita, c'è un'indifferenza che legittima determinati comportamenti. Onorevole Fassina, è quella dei centri sociali che perdurano da anni in modo come quella violenza lì che esiste, è molto più violenta, non la condanna mai nessuno. Noi stamattina, appena saputo quello che è successo a Palermo, abbiamo condannato senza se e senza ma, e abbiamo detto che lo squadrismo non è accettabile in qualunque declinazione possa avere, primo. Secondo, lasciamo stare i centri sociali che non c'entrano niente con quello che fa. Non c'entrano niente con quello che fa. Carabinieri, è normale. Ma non c'entrano niente con quello che fa Forza Nuova. E poi mi preme dire un'altra cosa importante, perché ho sentito. Torna l'antifascismo. Attenzione, l'antifascismo non se n'è mai andato. La nostra Costituzione è antifascista, è un tratto permanente della nostra democrazia. Cioè non, attenzione, il fascismo perché anche è morto da 70 anni, Mussolini avrebbe 130 anni. Scusi, oggi. Basta, ma io non sto parlando di Mussolini, dicendo che la nostra Costituzione. L'antifascismo. Ma voi parlate di fascismo ora perché siete in campagna elettorale. Una volta che finito il voto non ne parlerete più. Ma non è perché vero. Ha cominciato Fiano con la sua legge folle dei gadget, dello champagne con la scritta Mussolini. Poi la Boldrini vuole buttare. Mi lasci finire quello che voglio dire. Attenzione a mettere sullo stesso piano fascismo e antifascismo.
la nostra Costituzione, ma non è un'opinione della sinistra, dovrebbe condividerla anche lei che è democratico, dovrebbero condividerla tutti, perché stiamo parlando delle regole del gioco, allora, quelle che abbiamo discusso e alcuni di noi anche difeso il 4 dicembre del 2016. L'antifascismo non è mai andato via, perché fa parte dei, vi piaccia o no, fa parte dei caratteri fondativi della Repubblica. Ve ne dovete fare una ragione. L'antifascismo fa parte dei caratteri fondativi della Repubblica e lo difenderemo sempre. Amici, stiamo dicendo che a forza di continuare a evocare il fascismo, a evocare una paura che non c'è, perché questi gruppi, diciamo, di neofascisti, cioè, sono poca roba, cioè non... Quello che veramente prima diceva anche Giordano, mi fai parlare, sì, quello che diceva anche Giordano prima, cioè quello che diceva Giordano prima, se uno fa un minimo raffronto con quello che fanno i centri sociali, che voi ogni volta sanno... in giro a sparare? Che vuol dire a sparare? A Macerata ha sparato uno che si è richiamato apertamente al fascismo. E avete detto che era mandante morale Salvini, eccetera, eccetera. Allora, non i mandanti io. Morali di questo pestaggio, di tutto quello che sta accadendo, poliziotti picchiati, carabinieri pestati a Piacenza, chi sono i mandanti morali di questo? Chi sono i mandanti morali di quest'odio? Perché alla Meloni, a Salvini, dovunque vanno, è impedito di parlare? Perché a Forza Nuova e a Casapone è impedito di parlare, che voglio dire, si presentano insieme? No, perché? Perché Forza Nuova e Meloni e Salvini sono cose diverse. Forza Nuova è un'organizzazione che si richiama apertamente al fascismo. Ma si presentano, è diverso. No, ma c'è una Costituzione. Ma si presentano alle elezioni. Questo te lo devi forse. Ma si presentano alle elezioni e non possono parlare. Cioè, voi date dei fascisti, nella vostra costruzione i fascisti siete voi, perché voi non fate parlare nessuno. Ma chi ha detto nessuno?